Casale non spumeggiante, ma che è venuto qui molto scaltro, ha fatto la sua partita e alla fine ha portato a casa 3 punti molto importanti. Diciamo che più che scaltro c'è stato il vento che chiaramente ci condiziona tutte e due le squadre, quindi questa è la cosa che più ha dato fastidio a tutte e due le squadre, che speravo che non c'era il vento, questa è la prima cosa. La seconda cosa, siamo stati avvantaggiati dall'espulsione di Virdis. Anche se noi il primo tempo non abbiamo fatto bene, non abbiamo interpretato bene il vento a favore, e quindi mi hanno fatto molto arrabbiare, perché io so che questo campo, quando c'è il vento, o lo sfrutti quando ti tocca a te, o se no dopo il secondo tempo vai in difficoltà. Abbiamo avuto la fortuna di fare questo grande gol con Bettoni, abbiamo tenuto bene con tanta grinta, tanta determinazione, però il Savona in 10 ci ha creato anche qualche pericolo, ma siamo stati bravi a non concedergli il pareggio. Però loro in 10 hanno dimostrato di essere una grande squadra, soprattutto di singoli fortissimi, e farà un campionato importante il Savona, questo è fuori di dubbio. È stato appunto un Casale che è riuscito a sfruttare bene quei due o tre calci d'angolo che sono capitati. Uno alla fine del primo tempo è arrivato la traversa e poi nel secondo tempo il tiro di testa dall'altro angolo e alla terza Sì, situazione. anche se abbiamo sbagliato i primi calci d'angoli con Angelo, l'ha tirati bene, ma abbiamo sfruttato il vento a favore. Però al di là dei calci d'angoli è stata la determinazione in campo, la grinta, la voglia di portare a casa questo risultato importante in un campo difficilissimo. Sì, Quindi devo dire che no, sono stati bravissimi i ragazzi, questo successo per noi è importante, recuperiamo un po' di pareggi che sono stati fatti nelle partite precedenti, e quindi andiamo avanti però con i piedi per terra, perché non è che adesso incominciamo magari a fare voli. Abbiamo vinto una grande partita, però calma, tranquilli, perché il campionato è lunghissimo, come dico sempre. adesso cominciano a fruttare anche quei punti messi insieme uno Sì, per uno. io ho detto di stare calmi, che siamo una squadra buona adesso, perché abbiamo giocatori esperti, giovani interessanti. Quindi questi 3 punti per noi sono oro, perché ci mettono in una classifica giusta adesso, quella che ci meritiamo. E da martedì iniziamo a pensare alla Pezzanese, che il pericolo adesso diventa questa settimana qui, perché non vorrei che questa settimana limitiamo quello che è l'attenzione, l'applicazione.